Quest'inverno abbiamo piantato alberi e cespugli, ma l'estate torrida è dietro l'angolo e con essa ovviamente la siccità. Quindi andiamo a vedere tre metodi più uno per proteggerli dal caldo torrido, soprattutto in questa prima fase della loro vita, e renderli pian piano autosufficienti e resistenti alla siccità. Ma mi raccomando, arrivate fino alla fine del video, perché l'ultimo bonus del video è forse il più importante. Il problema che ogni contadino farmer, che dir si voglia, ovviamente deve andare ad affrontare di questo periodo sono le poche piogge, oramai piove veramente poco, e le estati torride che non solo in Sicilia ma anche in tutta Italia sono una certezza. Ma Lorenzo, tu come fai nella tua fattoria a proteggere i tuoi alberi da tutto questo caldo e dalla poca acqua? Beh signori, ovviamente per chi può, creare un sistema di irrigazione che possa fornire ogni albero, ogni arbusto che andiamo a piantare è la scelta migliore. Ma per alberi o essenze che sono pioniere, quindi che vanno negli anni ad aiutarci a coprire il suolo, renderlo sempre più fertile buttando a terra materia organica, potrebbe essere la scelta non più economicamente valida quella di andare ad acquistare decine e decine di metri di tubo di irrigazione con tutti i supplementi che questo comporta, considerando anche il fatto che in molti siti l'acqua non è un bene così disponibile. Quindi che cosa andiamo a fare? Metodo numero 1: facciamo particolare attenzione nel momento del trapianto. Quando andiamo a mettere in sito le nostre piantine, la buca che andiamo a fare deve essere un pochino più profonda, così che una volta che andremo a coprire fino al colletto del nostro alberello, mi raccomando, questo si ritroverà in una conca che creerà un'ombra naturale proprio nella parte che ci interessa, cioè sulle radici superficiali. Perché sì, è vero che dobbiamo insegnare ai nostri alberi a crescere sempre più in profondità e ad andare a cercare la propria acqua e rendersi autosufficienti, ma è anche vero che nelle primissime fasi del trapianto e della loro vita loro iniziano a ricevere nutrienti e a formare quella rete di scambio che si forma fra loro e i microorganismi. Quindi dobbiamo proteggerli dall'azione ustionante del sole. Inoltre, piantandoli in questa maniera, con il vento o con gli anni, in questa piccola rientranza si andranno ad accumulare materia organica e detriti che andranno a formare una piccola copertura per le radici più superficiali, ma anche inizierà il processo di compostaggio superficiale che porterà giovamento e nutrienti a tutto l'albero e tutto l'ecosistema sotto il suolo. Ma possiamo migliorare questo tipo di piantumazione, Lorenzo? Certo che possiamo, e questo ci riporta al punto 2. Ma prima di andare avanti vi esorto a dare un'occhiata ai nostri abbonamenti, perché anche se il vostro sarà un piccolissimo aiuto, è importantissimo al canale della Contea il suo lavoro di divulgazione e sperimentazione di sistemi permaculturali in clima mediterraneo. Il link è proprio sotto il video, dategli un'occhiata. Usare le pietre. Sia che abbiamo fatto questo tipo di piantumazione a conca, sia che non l'abbiamo fatto, mettere delle pietre tutte intorno alla nostra piantina ha due grossissimi benefici. E sono solo i primi. A. Durante la notte cattura tutta l'umidità che inevitabilmente evapora dal suolo, la raccoglie come se fosse una rete, e durante le mattinate, quando il sole e il caldo inizia a salire, queste piccole goccioline che si sono formate su tutta la superficie si condensano e iniziano a cadere esattamente dove serve, cioè lì sulla pianta. Non è molta, ma aiuta sempre. Inoltre, questo tipo di pacciamatura è gratuita, ci permette di pulire il nostro suolo dalle pietre che altrimenti risulterebbero solo un problema, crea ombra esattamente dove ci interessa, cioè tutto intorno al nostro piccolo alberello, per mantenere umido e per proteggere tutta quella superficie. Inoltre c'è un terzo beneficio non da poco, e cioè con tutte quelle pietre tutto intorno, tutte le spontanee attorno al nostro alberello verranno schiacciate e non moriranno, perché bene o male un po' di luce gli arriverà, ma si nanizzeranno, quindi non andranno eventualmente in competizione di nutrienti, anche se la competizione in natura è di seconda importanza. Ricordiamoci sempre che il principio fondamentale che vige nei sistemi naturali non è la competizione ma la collaborazione. Per questo è importante mantenere in vita le spontanee attorno anche agli alberi più giovani, perché continueranno a scambiare informazioni, nutrienti e anche acqua con le giovani piante
piante che abbiamo piantato. Altro piccolo bonus del video per capire perché ci piacciono tanto le spontanee e perché sono così importanti nei nostri siti è che sono delle essenze che arrivano ovviamente in una fase molto prima degli alberi, ergo sono super vigorose e le loro radici iniziano subito a spaccare, a creare quei canali che ovviamente verranno utilizzati anche dalle radici dei nostri alberi, facilitandogli il compito. E ora ci avviciniamo a uno dei punti più importanti, cioè il numero 3. Fondamentale per un buon attecchimento dei nostri alberi è usare delle reti nere di protezione. Le potete trovare in qualsiasi vivaio forestale che o ve le regalerà perché magari non sono più perfette per i loro utilizzi professionali, oppure ve le venderà con piacere. Ma che cosa fanno? Una volta che siamo andati a proteggere tutto il nostro sottosuolo e la parte superficiale delle nostre radici, ovviamente un'altra parte molto molto delicata e che ha bisogno della protezione dai raggi ustionanti del sole è proprio il piccolo tronco, perché la sua superficie è quella che è a diretto contatto con i raggi del sole tutto il giorno e tutti i giorni. Ergo non solo andiamo a fornire un'ombra che fa da filtro tutto intorno al nostro piccolo alberello, ma eviteremo o limiteremo la possibilità che questo piccolo tronco possa seccarsi e morire. E dulcis in fundo, come vi avevo promesso all'inizio del video, il quarto metodo, che forse è il più importante di tutti e che ci permette un quasi sicuro attecchimento di tutti i nostri alberi. Ma prima prendetevi 2 secondi per iscrivervi al canale e spuntare la campanella per rimanere aggiornati sugli altri video della Contea. Per voi è solo un click, ma per noi ci aiuta tantissimo. E ora veniamo a noi, signori, per tutti quelli che sono arrivati alla fine del video, il quarto metodo. Ovviamente la maniera migliore affinché i nostri alberi attecchiscono è quello di fornirgli almeno un po' di acqua al giorno. Ma se andiamo a piantare 400-500 alberi e non abbiamo un impianto di irrigazione, questa cosa potrebbe essere veramente impossibile. Quindi che cosa andiamo a fare? Siccome a 45 gradi o 43 che siano, tutta l'acqua che eventualmente diamo settimanalmente evaporerà nel giro di qualche minuto, ci siamo attrezzati un metodo per fornire acqua giornalmente alle nostre piante, non occupare tutta la giornata a farlo perché altrimenti passeremo tutta l'estate a irrigare e faremo solo quello, e limitare l'evaporazione di quell'acqua che andiamo a utilizzare, visto che è così preziosa. Beh, il trucco, signori, sembra banale, ma banale non è. E quindi prendiamo il nostro bel tubicino dell'acqua, o se non l'abbiamo un annaffiatoio va più che bene, e andiamo a dare solamente 5 secondi di acqua ad ogni nostro albero. Ma Lorenzo, è troppo poco, che ci fanno le piante con 5 secondi? Signori, dobbiamo allenare le nostre piante a rendersi autosufficienti, quindi i 5 secondi di acqua messi nella parte superficiale delle nostre radici e protetti dalla pacciamatura di pietre che abbiamo fatto e dalla conca che abbiamo eseguito, non solo aiuterà la nostra pianta nei suoi primi giorni di attecchimento o nelle sue prime settimane, ma proprio perché è poca gli dirà: ok, acqua c'è, non ce n'è tanta, quindi vattela a cercare in profondità. Quindi non solo manterremo in vita i nostri alberelli, ma insegneremo ai nostri alberi a far crescere il fittone e le radici profonde per andarsi a cercare acqua. Ma ovviamente ne hanno bisogno di un pochina per non andare in sofferenza, e quella gliela forniamo noi con i nostri 5 secondi. E quindi se consideriamo di dare acqua a 300 piante tutti i giorni usando 5 secondi a pianta, in 25 minuti avremmo finito. Raddoppiamo il tempo perché ovviamente fra spostamenti e quant'altro tempo se ne perde, in un'ora massimo abbiamo irrigato giornalmente 300 piante. E non solo, le stiamo allenando ad essere autosufficienti, a superare le estati torride che purtroppo in questi anni saranno sempre peggiori. E Lorenzo Bentivoglio vi ringrazio di essere arrivati fino alla fine del video e spero che tutte queste informazioni vi possano aiutare a creare il vostro piccolo angolo di paradiso e proteggervi dagli anni difficili che ci attenderanno, perché purtroppo se siamo arrivati a questo punto non è colpa della natura, ma ovviamente è sempre colpa nostra. E ricordiamoci sempre che la natura non ha bisogno di noi, siamo noi che abbiamo bisogno della natura. Alla prossima, ragazzi.